Secondo me è una possibilità. In questi giorni abbiamo vissuto con grande apprensione, sono stati momenti emotivamente molto forti i collegamenti fatti con il sindaco di Kiev, con i rappresentanti delle regioni ucraine, ma anche è stato toccante sentire la sindaca di Danzica, piuttosto che i sindaci delle città di confine che stanno vivendo in questo momento, in queste ore, la disperazione, la preoccupazione, l'angoscia di, ormai stiamo parlando di più di 1 milione di persone che a oggi sono fuggite dall'Ucraina. Quindi immaginare di allocare delle risorse, di avviare un percorso di avvicinamento e di coinvolgimento delle istituzioni delle popolazioni ucraine e dei paesi che sono al confine con l'Europa in un percorso di integrazione futuro, credo che sia una strada giusta. Sull'onda dell'emotività abbiamo fatto tutti una standing ovation ad Apostolos Tzitzikostas quando ha annunciato l'inserimento come membro onorario del Comitato delle Regioni del Sindaco di Kiev. Bene, questo è stato un bel gesto simbolico, gesto simbolico che in questo momento è importante, ma il gesto simbolico importante di oggi devono esserci degli atti conseguenti e le politiche che da oggi devono avviare un percorso di avvicinamento e di coesione rispetto all'Ucraina, rispetto alla Moldavia, ma anche rispetto ai paesi che già fanno parte dell'Unione Europea e sono i paesi che vivono più da vicino il dramma di quanto sta succedendo oggi in Ucraina, tenendo conto di un aspetto, che questa situazione, questo dramma, come il Covid è stato un evento drammatico che però ha fatto fare uno scatto in avanti al percorso dell'Unione Europea con il Next Generation EU, con un principio di solidarietà economico-finanziario degli Stati membri verso gli Stati che hanno fatto più fatica, hanno sofferto di più l'emergenza Covid e l'Italia, insomma, ne è un esempio. In questa situazione ci sono dei paesi che stanno soffrendo di più la pressione dei rifugiati e diciamo che questa esperienza deve essere una strada per avviare un nuovo meccanismo di solidarietà nella gestione dei rifugiati. Oggi ucraini, domani di qualche altra parte del mondo, diciamo, cercano futuro e cercano pace sul suolo europeo.